Alessandra Romano, 34 anni, da Catania, arrivata da circa un anno a Milano. Sono un medico ricercatore, ematologo, che ha lasciato per un po' l'attività clinica per dedicarsi solo alla ricerca di base. Quando ho deciso di fare la ricercatrice? Sicuramente quando ero ancora ragazzina, per una serie di esperienze familiari, perché la mia migliore amica ha affrontato il percorso delle malattie oncoematologiche, di un trapianto di midollo fallito, eccetera, e da lì abbiamo capito quanto sia necessario avere accanto un buon medico, ma anche delle buone terapie per dare una speranza a chi aspetta. L'attività del ricercatore è basata sulla passione, un po' come tutte le attività dell'uomo probabilmente, però questo non è un solo un lavoro, così come il lavoro del medico non è solo un lavoro, spesso è una missione, qualcosa che stravolge completamente la tua vita. E quindi chi è disposto a mettersi in gioco per dare qualcosa in più alle persone che gli stanno vicino, probabilmente è la persona adatta per questo lavoro. Incontrare i più giovani è sempre uno strumento di crescita, sia perché ti costringe a riflettere su quello che stai facendo, dovendolo spiegare in parole più semplici, sia perché abbiamo bisogno di fare un bagno nell'entusiasmo e nella curiosità che a volte nella routine perdiamo. La divulgazione scientifica aiuta a capire degli elementi oscuri, ma in realtà non c'è nulla che ci possa fare paura se lo conosciamo realmente bene. Quindi in generale approcciare il mondo della scienza in maniera divertente o giocosa aiuta a capire meglio la realtà che ci sta vicino. In aula, che poi non era un'aula ma era un corridoio, abbiamo individuato 3 macro aree per poter capire una giornata tipo del ricercatore. Chi è stato con me ha potuto valutare le cellule al microscopio ed erano tutti estremamente affascinati dall'idea di vedere questo mondo minuscolo, grande quanto, più piccolo anzi, della punta di un capello, dove è racchiuso tutto quello che siamo. E quindi i ragazzi non volevano assolutamente andare via, quindi la cosa difficile è stato riuscire a interrompere, non ad iniziare questo percorso. Con i ragazzi abbiamo fatto un gioco che era quello di ricostruire le immagini che vedevano al microscopio, e alcuni di questi erano davvero talmente bravi che li abbiamo invitati anche a venire nei nostri laboratori. Non so quanti di loro prenderanno realmente questa strada, ma certamente l'hanno compresa e quindi questo li ha sicuramente avvicinati in generale al mondo della scienza. L'esperienza delle lezioni è stata anche quella molto curiosa, perché abbiamo iniziato ponendo delle domande e cercavamo di interagire con i ragazzi che in effetti avevano voglia di parlare, avevano voglia di raccontarci quello che avevano letto, quello che sapevano e volevano capirne di più. E anche nei quartieri più difficili in realtà la partecipazione è stata massiva e gli insegnanti ci ringraziavano, perché portavamo degli strumenti, dire che non erano normalmente presenti in istituto, quindi riuscire anche a correggere le vitine del microscopio, perché una volta il microscopio non ha funzionato correttamente, è stato uno degli elementi divertenti di estrema partecipazione da tutte le parti, quindi sia da parte degli insegnanti che da parte dei ragazzi. Questa esperienza ci ha dato tanto a noi ricercatori che eravamo lì a spiegare quello che facciamo ogni giorno, e ha dato tanto, spero, ai ragazzi, perché si sono sentiti parte del mondo dei grandi in qualche modo e dall'altro hanno intravisto una strada che sui libri è magari estremamente oscura. Grazie a quanti nell'ospedale San Raffaele e nell'associazione Mercurio hanno lavorato per questa occasione, speriamo che ce ne sia un'altra presto.